Cari amici di Cani e Gatti e compagnia, benvenuti al nostro appuntamento settimanale dedicato agli animali. Come sapete, solitamente qui in studio abbiamo spesso associazioni, ma anche allevatori di cani e gatti, i nostri pet, gli animali più comuni. Invece, questa sarà una puntata diversa perché qui in studio oggi parleremo di insetti. E per presentarceli è venuto Luca Lagrassa, un allevatore giovanissimo amatoriale. Ciao Luca e grazie per essere qui con noi. Ciao ciao a tutti. Allora, io direi di iniziare a farti subito una domanda: come mai hai deciso di, di allevare questi animali così particolari? Chi ti ha tramandato questa passione? O è una cosa che è venuta a te spontaneamente? Beh, allora, io sono nato praticamente e in casa avevo già diversi tipi di animali, perché anche mio padre era abbastanza appassionato di animali, però. Gli animali, diciamo, un pochino più convenzionali, quindi i cricetini, i canarini, i pappagalli. Poi, pian piano, passando passati un po' di anni, eh, ho iniziato a scoprire gli insetti. Diciamo che anche quando ero piccolo mi sono sempre piaciuti questi, questi animali, però non pensavo si potessero allevare in cattività. Piano piano ho iniziato ad informarmi sempre di più e ogni sette anni fa, circa, ho iniziato e eh, sono arrivato ad allevare diverse specie di, di insetti. Anche altri tipi di animali. Gli insetti, però, diciamo sono il punto chiave del mio allevamento. Ecco, io ci tengo davvero tanto a affrontare questo argomento e ci ho messo veramente molto tempo a trovare un allevatore che lo facesse per passione, soprattutto nel rispetto degli animali, perché questo è il messaggio che vogliamo passare all'interno della nostra trasmissione. Prima di tutto c'è il rispetto della vita per questi esseri viventi. Assolutamente sì. Sono come tutti gli altri animali, sono esseri viventi anche loro, e quindi vanno rispettati e mantenuti nelle migliori condizioni possibili. Diciamo che non, do, non devono essere, eh, è un hobby, però che deve essere curato nei, nei minimi dettagli, perché comunque stiamo parlando di esseri viventi, non di giocattoli. Assolutamente sì, e soprattutto ci tenevo a avere qui in studio un allevatore di insetti perché. In questi anni è esplosa, come posso dire, un po' la moda nei confronti di questi animali così particolari e quindi è giusto anche essere informati quando si porta a casa uno di loro. Esattamente, sì. Eh, diciamo che l'era del pet classico è un po' cambiata perché adesso si trovano in commercio diversi tipi di animali e eh, diciamo, le persone che vogliono un po' azzardare eh, ad allevare animali un pochino più diversi, non lo so, si buttano sui rettili, sugli anfibi, sugli insetti. In realtà c'è da dire che questi animali, pur essendo magari eh, più piccolini, meno costosi, eccetera, sono però eh, molto più difficili da, da tenere perché vanno mantenute determinate condizioni, sia di temperatura che di umidità, all'interno delle vasche. Eh, sì, si sta, mh, si sta diffondendo questa sorta di moda eh, e spesso c'è tanta tanta disinformazione in giro e a risentirne poi alla fine sono sempre gli animali. Assolutamente sì. Ma... Nel senso, cosa, cosa ti dà un insetto come animale da compagnia? Cosa può darti? Allora, eh, a contrario di quanto si possa pensare, ehm, allora innanzitutto uno deve decidere di comprare un insetto perché è appassionato a questo tipo di animali, perché piace questo tipo di animale. Poi a contrario di quanto si possa pensare, regalano parecchie soddisfazioni, soprattutto quando si viene a conoscenza della loro biologia, della riproduzione. Si ha successo nella riproduzione, si riesce a portare un insetto appena nato fino allo stadio adulto. E poi continuare con le generazioni future. Poi c'è anche da dire che sono animali molto belli a guardarli un pochino da vicino. C'è questo tabù nei confronti degli insetti. Vengono considerati animali schifosi, spesso come le blatte, diciamo. Assolutamente. In realtà le vero. blatte sono i miei insetti preferiti, perché sono andato oltre le apparenze, mi sono messo a studiarli e a guardarli con, con attenzione, ed effettivamente ti rendi conto che sono. Delle creature bellissime, sono veramente affascinanti. Tra loro c'è qualche animale originario del nostro territorio? Allora, eh, no, delle specie che ho portato qua oggi non ce n'è nessuna, però eh, a volte si allevano anche specie nostrane. Eh, Così, sempre per, per studiarne la biologia, però generalmente le più gettonate sono le specie esotiche ecco, come quelle che ho portato oggi. Quindi penso che sia molto importante che chiunque porti a casa uno di questi animali, ovviamente noi siamo contrari all'abbandono di qualsiasi animale dal cane al gatto, ma in questo caso per quanto riguarda gli insetti liberare uno di questi animali. Nelle nostre campagne o comunque nelle nostre città penso che non sia proprio una cosa da niente, nel senso può avere anche dei problemi sul territorio se poi questo animale riesce a riprodursi. Assolutamente sì, ci sono delle specie che sono in grado di sopravvivere alle temperature che ci sono nel nostro paese e quindi diciamo eh, riprodursi all'interno dell'ambiente e andare a creare un danno biologico rispetto ad altre specie. Negli insetti non ci sono stati casi troppo evidenti, comunque in altri animali come i rettili ci sono stati dei casi abbastanza conosciuti in cui una specie introdotta da un altro paese può distruggere completamente l'ecosistema di una specie invece nostrana e fungere da competitore alimentare e altri tipi di cose. Gli insetti che ho portato oggi sono tutti esotici, però ho portato una specie che sarebbe in grado di sopravvivere anche alle temperature nostrane. Eh, che è l'insetto stecco comune Ecco, allora iniziamo a parlare dell'insetto stecco Che forse è anche quello che eh, è più conosciuto in questo momento Sì esatto, allora l'insetto stecco viene Diciamo l'insetto stecco più comune è questo qui Quando si pensa all'insetto stecco Si pensa a un insetto con questa forma Ovvero una forma che assomiglia moltissimo a un ramoscello E, e quindi simile a, al proprio nome questa specie qua si chiama Medauridea extradentata ed è un insetto stecco proveniente dal Vietnam. È una specie che io definirei quasi infestante, in quanto riesce a riprodursi a temperature anche molto basse e si riproduce anche in grandissime quantità. Una singola femmina è in grado di fare tantissime uova e dare luce a una prole esagerata, veramente tantissimi, tantissimi esemplari. Una caratteristica, inoltre, che contribuisce a questo fatto di, della riproduzione esagerata di questa specie è che. In molte specie di questi insetti, che sono i Fasmidi, ehm, esistono in un tipo di riproduzione chiamata partenogenesi, ovvero le femmine sono in grado di produrre delle uova eh, senza aver bisogno della fecondazione del maschio. Questo viene, è una, diciamo, una strategia evolutiva per continuare a tramandare la propria generazione in natura, in, es, in quanto essendo insetti molto statici, tendono a muoversi poco anche in natura perché comunque devono imitare un ramoscello che non si muove. Quindi, per mimetismo, loro si muovono poco e quindi la possibilità di incontro tra un maschio e una femmina anche in natura è molto difficile. In questo caso, le femmine hanno adottato questa strategia di riproduzione, e così almeno non hanno bisogno di incontrare un maschio per riuscire a riprodursi e continuano a produrre uova anche da sole. Ecco, per quanto riguarda invece l'alimentazione dell'insetto stecco? Allora, l'insetto stecco, come tutti i fasmidi, che sono insetti stecco, insetti foglia, insetti foglia secca. Sono animali completamente vegetariani, si nutrono di una ampia varietà di piante, eh, mangiandone solo le foglie però, a, par a parte qualche eccezione. E le piante più comunemente utilizzate in allevamento sono le piante del rovo, in quanto è una eh, pianta quasi infestante, si trova dappertutto ed è di facile reperibilità anche nei periodi invernali, infatti adesso è dicembre e queste piante qua sono riuscite a trovare lo stesso, mentre altre piante come per esempio... La quercia, il nocciolo non si trovano in questo periodo e quindi si è costretti a utilizzare il rovo. Però vabbè, mangiano rovo, rosa, quercia, nocciolo, edera. Poi in base alle specie. Assolutamente. Allora, un altro argomento molto molto importante legato agli insetti è la teca. Sì. assolutamente da non sottovalutare qua davanti abbiamo eh, delle piccole teche ma sono eh, come posso dire da esposizione in questo caso per, esatto. per poter far vedere ai nostri telespettatori eh, per conoscerli ecco meglio in realtà non sono le teche loro, dove loro dovrebbero vivere quotidianamente assolutamente no infatti a parte questo, questa eccezione ovvero questo terrario qua le teche adoperate in allevamento sono un pochino diverse e studiate nei minimi dettagli si possono utilizzare anche eh, cose provenienti da altri, da altri impieghi, come per esempio non lo so, delle scatole di plastica utilizzate per la biancheria intima, eh, scatole di plastica per, per alimenti, eh, però opportunamente modificate in modo da mh, garantire la massima resa all'interno del, della vasca, sia per quanto riguarda temperatura, umidità, ventilazione, eccetera. Per gli insetti stecco si utilizzano solitamente insetti stecco e insetti foglia. Si utilizzano solitamente delle teche eh, sviluppate in altezza, in quanto ci devono stare delle piante, che sono le loro piante nutrici. E come substrato si può mettere o del terriccio semplice, della fibra di cocco, oppure si può utilizzare anche dello scottex o carta di giornale, che, anche se esteticamente è un pochino più brutto, garantisce una maggi un maggiore igiene, in quanto si riesce a pulire molto più facilmente, e anche nel momento in cui l'insetto stecco andrà a deporre delle uova. Eh, si riusciranno a vedere subito su un fondo bianco, mentre su un fondo di terra è un pochino più difficile. Quindi un... nel caso in cui dovessero fare mh, le uova, co cosa si fa? Nel senso? Allora, qua ne abbiamo tra l'altro, sì. le hai portate. Ho portato le uova di due specie. La specie che ha in mano, che è veramente piccolo. Quindi uno potrebbe scambiarlo tranquillamente per feci dell'animale. Esattamente, una, una caratteristica tra l'altro di questi insetti è che anche le uova sono mimetiche. Questa, questa qua in particolare non, non assomiglia proprio a, a un seme, però generalmente tutte le uova di questi tipi di insetti assomigliano a dei semi, a dei sassolini e quindi c'è un mimetismo da parte anche delle uova. E in allevamento quando uno di questi insetti depone delle uova, in base al tipo di specie si può decidere se incubarle artificialmente oppure mantenerle all'interno del, della teca. Io personalmente le incubo artificialmente tutte quante perché posso monitorare meglio le condizioni di temperatura e umidità. E la, diciamo, la resa, la schiusa eh, è molto più elevata rispetto a semplicemente ecco, lasciarle lì. Cosa, nel senso, incubarle artificialmente cosa, cosa significa? Allora, Come in questo caso? Sì, io ho portato una scatoletta che può essere praticamente un'incubatrice, si utilizza eh, un substrato che è in grado di mantenere un buon livello di umidità. Io solitamente utilizzo dello Scottex perché per lo stesso discorso di prima è più facile da pulire, eh, però si possono utilizzare anche terriccio, vermicolite che è un, una sorta di substrato che trattiene molto bene l'umidità e eh, sul coperchio di solito si fa una sorta di finestrella di rete, in questo caso non c'è, si ritaglia un pezzo di coperchio e si incolla un pezzettino di rete. In questo caso, ehm, cioè, grazie a, questa, a questo piccolo escamotage, si riesce a garantire una buona ventilazione all'interno dell'incubatrice e quindi le uova non soffrono tra virgolette. Come ultima cosa si può utilizzare eh, un sistema di riscaldamento per le specie un pochino più esigenti, che richiedono magari 26 gradi per poter schiudere, eh, come per esempio un tappetino riscaldante o un cavetto riscaldante o qualsiasi cosa si riesca ad utilizzare. Ecco, poi ti ho interrotto che stavi finendo sì, la teca. Sì, in realtà ho quasi finito. Volevo solamente dire che per mantenere le piante fresche e quindi garantire una qualità migliore del cibo per i nostri animali si utilizza un vasetto contenente dell'acqua. Poi solitamente per alcune specie che eh, richiedono una grande ventilazione del, dell'ambiente in cui vivono, al posto di utilizzare terrari in vetro si utilizzano terrari fatti di rete. Ok. Eh, per quanto riguarda invece l'acqua, come fanno a bere? Allora, per quanto riguarda l'acqua, ci, ci sono specie che non richiedono assolutamente nessun tipo di acqua, in quanto riescono a um, ricavare tutta l'acqua di cui hanno bisogno dalle foglie. Mentre alcune specie, che, come quelle che ho portato, che magari richiedono un attimino più di umidità, eh, si può utilizzare uno spruzzino per spruzzare dell'acqua. E loro berranno le goccioline che rimangono sulle foglie o sulle pareti del terrario. Ecco, ma in questo caso lui è tranquillo, è a suo agio quello che, che ho in mano, nel senso sono animali che si adattano a stare sulle nostre mani, o comunque si stressano se tirati fuori dalla teca? Allora, bellissima domanda: eh, tutti gli animali in realtà, eh, da terrario, tra virgolette, si stressano nel caso vengano presi in mano, toccati, eccetera. Però c'è da dire anche che lo stress negli insetti è un pochino diverso il discorso. Si stressano ma non troppo, diciamo, non va ad influire troppo sulla loro vita. Si possono maneggiare, ovviamente è sempre meglio non farlo, eh, però vabbè, nel caso in cui si sta facendo vedere a una persona o magari si sta pulendo il terrario, per spostarli si possono maneggiare. Ecco, quindi magari se qualcuno vuole un animale da coccolarsi tutto il giorno, non sono ideali, no. ecco, sicuramente sono animali che vanno ammirati nella loro teca, ovviamente idonea. Secondo me, più, gran, più spazio hanno, sicuramente meglio è, anche perché per loro trovarsi in una. Poi magari sbaglio, eh, chiedo anche a te, non lo so. Dimmi no, no, tu. beh, allora lo spazio sì, hai ragione, più spazio hanno, generalmente meglio è. Eh, C'è da dire però che, più spazio si mette, sì. più piante bisogna mettere, perché spesso certo. questi insetti rimanendo sempre fermi. Magari si spostano di pochi centimetri in una sola notte e non riescono a trovare il cibo. Quindi bisogna riempire tutto di piante. Poi c'è anche da dire che gli insetti crescono compiendo delle mute, ovvero cambiano la pelle. I fasmidi, ovvero gli insetti stecco e gli insetti foglia, per compiere questa muta hanno bisogno di tanto spazio verticale, in quanto la fanno in verticale, e, e ogni volta che escono dalla vecchia pelle sono lunghi, sono lunghi 20 eh, 20, del 20% in più e quindi hanno bisogno di spazio in altezza per riuscire a compiere la muta. Ecco, quindi più spazio. Assolutamente. Qui abbiamo un insetto stecco più piccolo e uno più grande. Sono già adulti, giusto? Allora, sono già adulti, però per il discorso che vi ho detto prima, ovvero la riproduzione tramite partenogenesi, ovvero il fatto che la femmina possa produrre delle uova senza aver bisogno della fecondazione del maschio, in cattività per alcune specie può essere ovviata perché si sì, hanno anche i maschi. In questo caso questa è sempre la specie medauridea extradentata, però è il maschio di quella, di quella lì, quella infatti è una femmina. Si può notare un discreto dimorfismo sessuale, in quanto il maschio è molto più sottile ed esile, e a mio parere anche molto più elegante e più bello. Eh, inoltre sulla testa, non so se si vedrà, eh, il maschio non ha le cornettine tipiche esatto. della femmina. volevo proprio chiedertelo. Non so se i nostri telespettatori riusciranno a vederlo a casa perché... Sono veramente piccoline. Sì, sì, la testa è bella. Però molto però a occhio nudo comunque si nota. Ad occhio nudo si nota. Sì. Quando nascono, quanto sono grandi? Allora, in base alla specie, diciamo che ci sono delle specie che nascono e sono lunghe poco meno di un centimetro, sono molto piccole. Infatti, come abbiamo visto, le uova sono veramente piccole. Eh, sì. Mentre alcune specie, quando nascono, sono anche più lunghe di 3 centimetri. Ovvero perché eh, gli insetti sì. stecco sono. Gli insetti più lunghi del mondo, ci quindi sono specie enormi. Quindi loro quando nascono, qua, per dire loro due, quando... Un tu li hai visti nascere? Sì, 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 un centimetro precisi. Okay. Ma quindi nell'ovetto o, o cresce pian piano anche la dimensione no, no, no. dell'uovo? praticamente all'interno dell'uovo si sviluppa l'embrione tutto raggomitolato ah, okay. e nel momento della nascita si distende e... E dopo e quanto, quanto tempo ecco, una, escono dall'uovo? Questa è un'altra domanda interessante, infatti se riprodotti per partenogenesi, ovvero senza il maschio, ci mettono un attimino di più, mentre se riprodotti con la riproduzione del maschio, in due o tre mesi nascono, mentre senza riproduzione anche 4-5 mesi. Caspita, comunque nel senso, per essere così piccolini... Sì, sì, ci è vuole un, un, po di, un po' di pazienza, di... ci vuole, sì. Ok, allora, proseguiamo, intanto te lo faccio prendere sì. così, non, non voglio stress, lo terrei qua tutto il tempo, perché sono, sono fantastici da osservare. Davvero bellissimo. Ecco, c'è anche un modo per prenderli senza fargli male. Allora, nelle specie più delicate conviene sempre far salire l'insetto sulla propria mano senza andare a, ad afferrarlo. Certo. Fa, basta mettere la mano davanti alle zampe anteriori e se, generalmente che... salgono. Nelle specie un pochino più robuste come queste qua, si può prendere molto molto delicatamente appena dietro la testa, in questa maniera. Okay. All'insetto dà un po' fastidio, infatti questo tipo di maneggiamento va fatto per pochissimi secondi, giusto certo. per spostarlo. Però comunque non, non ne risente non, tantissimo. Non fa male all'animale. Ok, adesso proseguiamo, abbiamo un altro insetto stecco, giusto se non sbaglio? Esattamente. Ah, questo qui è un insetto stecco un pochino diverso, un pochino più particolare, che si discosta diciamo da, dall'idea generale di insetto stecco. Infatti ha una colorazione verde, una corporatura molto più robusta e eh, proviene dai Caraibi. E diciamo, molte persone eh, potrebbero ritenere che questo insetto sia un insetto foglia. La distinzione tra insetto foglia e insetto stecco è semplicemente una dicitura, infatti non, a livello scientifico non c'è alcuna differenza tra, tra i due animali, sono entrambi insetti appartenenti, eh, appartenenti all'ordine dei Fasmidi. Eh, questo insetto proviene dai Caraibi, in questo caso è una femmina. Eh, il maschio è parecchio diverso da, da lei, infatti, è di colorazione marrone tendente un po' al verde e presenta delle ali che gli permettono anche di volare. Eh, in questa specie la riproduzione per partenogenesi non avviene. Eh, in quanto il maschio avendo le ali in natura riesce a trovare più facilmente le, le femmine perché ovviamente può certo. volare e spostarsi da una pianta all'altra. Troppo belli. E, e sono completamente innocui. Ecco, esatto, bravo, era una domanda che proprio volevo, volevo farti. Tutti gli animali che hai portato qua oggi sono, sono innocui? Assolutamente non, sì. Non sono velenosi? No, ecco. no, no. Allora, eh, velenosi ci sono delle, degli animali che sono in grado di produrre delle sostanze per scoraggiare un eventuale predatore. Però come veleni no, non, nessuno degli animali che ci sono qua ecco, produce tipo di veleno. Sicuramente questi sono meravigliosi, io voglio anche spendere due parole quando per casa ci troviamo magari una cimice, un, un ragno. Non uccideteli, per favore, perché basta veramente pochissimo, ma anche solo con un bicchierino e un pezzettino di carta li portate fuori tranquillamente, anche se le cimici a volte lasciano quell'odore sgradevole. Sono i nostri insetti, nel senso, ok, sono infestanti, però mi raccomando rispettiamoli. Allora proseguiamo con... Abbiamo detto tutto? Sì. <ride> teca, teca va sempre bene questo tipo, giusto? Sì, allora diciamo che in base alla dimensione dell'animale, sì, questo qua è infatti un pochino un po più, più grande, grande degli altri, necessita di una teca leggermente più grande, però generalmente una teca di queste dimensioni va bene per tantissimi tipi di, tantissime specie di questi animali qui. Perfetto. Meravigliosi davvero. Adesso invece abbiamo un altro insetto davvero particolare che sa mimetizzarsi in modo fantastico in natura, stiamo parlando dell'insetto foglia, giusto? Esattamente, allora l'insetto foglia, eh, ci sono diverse specie appartenenti all'ordine diciamo, degli insetti foglia. Questa qui in particolare è mm, Filium filippinicum, è un insetto foglia proveniente dalle Filippine e tra le varie specie presenti in natura eh, è quella meno mimetica in realtà. Assomiglia sì a una foglia, però ci sono delle specie che veramente riproducono tutte le venature, tutte diciamo, le sfumature di colore presenti su una foglia, come per esempio l'arancione, il giallo, eccetera. Mentre questa qui mm, imita sì una foglia, ma non tantissimo, diciamo, si possono vedere insetti anche molto, molto, molto... più sì, Caspita, sì, sì. fantastici, sono troppo belli. E per quanto riguarda la temperatura, hanno, tutti questi che abbiamo in questa teca, hanno bisogno della stessa temperatura? Come, come si procede se un animale ha bisogno di una temperatura un po' più elevata rispetto alle nostre case? Ecco. Allora, gli insetti stecco comuni, diciamo quelli I primi che marroni, visto. i primi che abbiamo visto, okay. si adattano bene alla temperatura delle, delle case, diciamo sotto i 18 gradi stanno un po' male, però di solito in casa, anche nelle, nel, nei periodi invernali, 18-20 gradi si hanno sempre. Mentre l'insetto e l'altro tipo di insetto stecco necessitano di temperature un pochino più elevate, in quanto essendo animali provenienti da paesi un pochino più caldi, per mantenerli al meglio è consigliabile utilizzare una fonte di riscaldamento. In un terrario del genere si può utilizzare un tappetino riscaldante, attaccandolo magari di lato, collegandolo alla corrente e in questo caso produce del calore che si diffonde poi in tutto, in tutto il terrario. Perfetto. Ma i tuoi come l'hanno presa, nel senso <ride> questa passione? Hai detto prima appunto che, che anche tuo papà ha questa passione nei confronti degli animali, ma gli insetti è già un pochino più diverso, ecco. Sì, eh, sempre per il discorso di prima, ovvero che c'è un attimo di tabù nei confronti degli insetti perché vengono considerati degli animali strani, sporchi, schifosi. Eh, inizialmente anche loro erano un attimino dubbiosi. <ride> Ho iniziato prendendo tra l'altro questa specie qua, questo insetto qua, l'insetto stecco. stecco normalissimo, è stata la primissima specie di insetto che ho allevato e um, si sono resi conto che comunque sono animali come tutti gli altri, non fanno schifo, non, non, non fanno paura e piano piano ho diciamo, continuato ad aumentare il numero di specie per studiarmele tutte una a una, in quanto sono molto appassionato di entomologia in generale e nulla, alla fine è stato questo, più che altro all'inizio ovviamente il genitore... Ma ha anche ragione, ovviamente, essere un, un attimino dubbioso. Però, giustamente, quando si rende conto che comunque eh, si è in grado, cioè il figlio è in grado di gestirli. mantenere gestirli senza problemi, perché no? Cioè, sono, sono animali simpatici. Ecco, ma se uno per dire dovesse andare in vacanza, cosa, cosa fa? Magari non ha qualcuno a cui lasciare custodire l'animale cosa fa? Se lo può portare addietro, magari in un contenitore un po' più, più piccolo? Allora, volendo sì, però eh, generalmente è sempre consigliabile che ci sia qualcuno eh, che vada a casa, a casa a gestire gli animali, perché comunque spostarli da un ambiente all'altro è, è uno stress, poi c'è uno sbalzo di temperature, certo. tutta una serie di fattori che comunque vanno ad influire. Quindi sulla sicuramente mh, quando portate a casa uno di loro, se mai deciderete di, di avvicinarvi a queste specie, ricordatevi anche quando andate in vacanza, che comunque anche loro hanno le necessità di tutti gli animali. Esattamente e, e non vanno abbandonati in Assolutamente, loro. assolutamente. Proseguiamo con eh, cosa vuoi farci Prosegui vedere? Che così chiudo. poi, certo, certo, fai pure. Ecco, una cosa che ci tenevi a specificare in questo caso sono insieme perché vabbè sì. siamo in trasmissione, non gli succede niente, però eh, quando si portano a casa è meglio tenerli singolarmente. Sì, ci sono delle specie che sono in grado di convivere in quanto non si attaccano tra okay. virgolette l'una all'altra, mentre ci sono delle specie che magari non per, cattivi, non per, per territorialità, ma perché semplicemente essendo animali molto voraci... Eh, tendono a mordere un po' di tutto quindi si confondono magari sì, sì, esatto, sembra strano a dirsi però effettivamente succede questo con gli insetti foglia molto spesso anche tra conspecifici eh, degli insetti foglia hanno dei morsi okay. sui lati gli mancano dei pezzettini di, di ali per esempio perché eh, stupidamente tra virgolette si mordono l'un l'altro ma semplicemente quindi, per voracità per dire un insetto stecco potrebbe convivere maschio e femmina? Sì sì sì, allora, sì 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 assolutamente femmina e femmina per dire sì? Sì, sì, sì. Io di queste specie qua, dell'insetto stecco comune, a casa ho non lo so, forse una trentina di esemplari tutti insieme, maschi e femmine. Ah, ok. Sì, sì, perché si allevano anche in comunità, non si fanno assolutamente certo. nulla. E hanno più. cioè stanno meglio in comunità o stanno meglio da soli? È indifferente. È indifferente. È indifferente. Ok, allora cosa, cosa vuoi farci vedere adesso? <ride> Dimmi tu. Scegli tu. Dai, iniziamo di qua. Ok. Allora, questo è un insetto un pochino più conosciuto, tra virgolette, ed è una mantide. Eccola qua. So, Se vuoi, certo, tenerla... Preferisco non prenderla in mano perché potrebbe correre e vorrei lasciarla qui. Ok. Allora, questa è della nostra zona? No. Allora, no. Ehm, una cioè sappiamo credenza. che ci sono anche nel nostro territorio perché io l'ho viste anche a casa mia sì. che abito in Campania, magari è tutt'altra specie, non lo so. Spiegami Infatti, tu. Allora, c'è questa credenza in cui tutte le mantidi si chiamino mantidi religiose. In realtà la mantide religiosa è una sola ed è la specie che vive in Italia, la okay. classica mantide verde che si trova nei prati. Ci sono molte specie molto simili, come questa qua, per esempio, è molto molto simile, anche se ha una colorazione un pochino più azzurra. Eh, proviene dall'India. Però non è una mantide religiosa, è una mantide semplicemente. Okay. La specie è Ierodula patellifera. Eh, questa qui è una femmina, il maschio è un attimino più slanciato e sottile. E, mm, sono degli insetti molto affascinanti, soprattutto per i loro movimenti della testa, sì. per la forma delle zampe, per la loro eleganza in generale. Ma sono molto, molto belli. vedono o cioè, nel senso, perché vedo che gira la testa, ne, si accorge proprio della mia presenza o gira per captare. No, 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 si, hanno una vista molto molto sviluppata le mantine, okay. infatti eh, il organo, diciamo, è il loro organo, è il loro senso più sviluppato, eh, sono in grado di percepire i movimenti ma non bene la distanza, infatti per percepire la distanza di una determinata cosa di solito ondeggiano in modo da valutare più o meno quanto Fantastic. sia distante o, o vicina. E su di loro c'è tanto da dire, dal fatto del maschio, nel senso, è vero che loro uccidono, la femmina uccide il maschio? Allora è vero, però non accade in tutte le specie. Okay. questa specie qua sì, in questa specie qua accade. Infatti è una specie molto, molto vorace e, e tende spesso a nutrirsi del maschio durante la colonia. Ecco, ma c'è un motivo, immagino di sì. Assolutamente sì. Allora, loro per produrre delle uova hanno bisogno di un apporto proteico abbastanza elevato. Um, nutrendosi molto, eh, ricavano questo apporto proteico, però, se, diciamo è uno studio, però non è confermato, nutrendosi del maschio la possibilità di produrre più uova aumenta, in quanto le proteine del maschio, si dice, possano aumentare diciamo, la fertilità te la, della Te famina. la rubo un attimo, così sì. la avvicino alla nostra saltare. telecamera, se riescono a riprenderla, perché voglio che riusciate a vedere anche a casa... I movimenti della testa, perché è troppo affascinante. Se vuoi pure continuare a parlarci di lei... Sì, allora... Mi ti ho interrotto, scusami. No, La riproduzione, come abbiamo detto, avviene spesso con uh, il divoramento del maschio, però in alcune specie non accade, delle specie magari un pochino più tranquille uh, non si attaccano tra di loro e semplicemente l'accoppiamento avviene e stop, non succede nient'altro. Ecco, per quanto riguarda l'alimentazione loro eh, non sono vegetariane. No. Sia sì, abbiamo sentito del maschio, ma a livello di alimentazione loro cosa, cosa prediligono? Allora prediligono mangiare degli insetti, ci sono delle specie che gradiscono delle, degli insetti volanti, come per esempio possono essere le mosche, i moscerini, eccetera. Mentre delle altre specie si adattano e mangiano un po' di tutto. E per quanto riguarda la teca, temperature? Allora, sempre in base alla specie, sempre da considerare diciamo, la specie e la provenienza, certo. sono da valutare le condizioni di umidità e temperatura. La ventilazione invece per quanto riguarda le mantidi deve essere sempre abbastanza elevata. Nelle specie che richiedono una grossa umidità eh, c'è sempre il problema, se io faccio una, una teca con molta ventilazione, l'umidità tenderà ad essere più bassa. Infatti in questo caso, per continuare a mantenere l'umidità costante, si deve utilizzare lo spruzzino e continuare, non mi dire, ogni giorno, ogni, ogni due giorni. L'allevamento non è difficilissimo, eh, si può utilizzare come substrato sempre del terriccio, della fibra di cocco, oppure dello scottex, sempre per il discorso di prima, che è più certo. facile da pulire. Qualche e rametto e basta. Se tu dovessi dare un consiglio, se qualcuno volesse avvicinarsi a uno di questi animali, qual è il più semplice, più facile da gestire? In allora, base alle esigenze, ovviamente. Se una persona vuole avvicinarsi al mondo degli insetti, gli sconsiglio di avvicinarsi prima al mondo delle mantidi, in quanto sono animali un pochino più delicati e particolari da tenere. Quindi è consigliabile prima avvicinarsi ad altri tipi di insetti. Se invece è molto appassionato di mantidi e si è informato tantissimo prima, perché comunque l'informazione deve essere molto elevata prima di acquistare l'animale, ehm, può avvicinarsi alle mantidi partendo da specie molto semplici da allevare, come per esempio possono essere le manti di fantasma come fillocrania paradoxa è la specie. Sono abbastanza semplici, particolari, non richiedono grandi attrezzature. Ecco, sicuramente un buon, adesso dobbiamo lanciare la pubblicità, ultima domanda, un buon allevatore sa anche seguirti poi dopo quando avrai l'animale a casa, saprà darti consiglio su come allestire la teca, cioè non, non ti abbandona? Ecco. Assolutamente sì, io ci tengo particolarmente a questa cosa, infatti... Spesso mi rendo conto che molte persone comprano questi tipi di animali, ma non solo, anche tutti i tipi di animali, senza essersi informati prima. Quindi comprano l'animale e si ritrovano a doverti chiedere tutto, dall'inizio alla fine, come tenerlo. È sbagliato l'approccio, perché prima bisogna informarsi e poi eh, procedere all'acquisto dell'animale. L'allevatore ovviamente può consigliare determinate cose, può magari spiegarti sempre determinate cose e deve essere una figura sempre presente. Eh, però sempre legato al discorso che uno prima si deve informare. Non va chiesto tutto all'allevatore dall'inizio alla fine perché è molto difficile spiegare tutto dall'inizio alla fine. Assolutamente, soprattutto per il fatto non solo perché sono insetti, la loro vita è, è meno importante o meno valore rispetto a quella di un cane o di un gatto, anzi. Assolutamente no. Le nostre vite hanno tutte lo stesso peso, quindi mi raccomando quando portate a casa qualsiasi essere vivente Seguite, informatevi, chiedete, non siate troppo frettolosi. Adesso vi, vi lasciamo a qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora degli insetti meravigliosi da farvi vedere. Bentornati qui nello studio di cani e gatti, come, come sapete, stavamo Parlando di insetti, insieme a Luca Lagrassa, che è un allevatore amatoriale molto molto giovane. Allora Luca, nella prima parte abbiamo visto insetti davvero molto molto interessanti, ma non è finita qui, perché abbiamo ancora quattro specie da, da far conoscere. Sì, allora, adesso passiamo magari degli insetti un pochino più odiati dalla maggior parte delle persone, che però sono i miei preferiti, ritengo ecco. che siano le più affascinanti di tutte. Sto parlando delle blatte, comunemente sì. chiamate scarafaggi o piattole, eccetera. Eh, qui in studio ho portato due, due specie diverse, entrambe di grosse dimensioni. Eh, si tratta di Archimandrita tessellata, una blatta proveniente dalla zona di Panama, comunque dal Sud America, eh, e Princisia van Buerebe, che è una blatta proveniente dal Madagascar. Iniziamo blatte, quindi? Iniziamo magari dalla Princisia, che è una blatta abbastanza grossa come dimensioni, infatti fanno abbastanza anche impressione per una persona che non, magari non le aveva mai viste. E hanno una caratteristica. <ride> Vengono chiamate blatte fischianti. Esistono tantissime specie di blatte fischianti. Eh, queste, diciamo, sono tra le più grosse, e questa, questa nomenclatura li viene attribuita grazie al loro particolare sistema di difesa: ovvero, riescono a produrre un sibilo, contraendo il proprio addome, eh, producendo una sorta di, di rumore abbastanza forte, che possiamo anche sentire, se lo fa un attimino disturbarle magari eccolo qui ora avendo questo sistema di difesa abbastanza spaventoso tra virgolette sono animali del tutto innocui non mordono assolutamente e, eh, posso provare a... assolutamente sì ma sono e gli molto occhi? pesanti allora Davvero. le blatte sono degli insetti molto molto vicini alla famiglia delle mantidi. Diciamo che sono la, la famiglia più vicina a quella delle mantidi. Eh, esattamente la testa è quasi simile a quella delle mantidi. Gli occhi sono posizionati al, all'apice de, della testa. Quindi sono queste due sporgenze che si vedono? Eh no, in realtà no. La, la testa delle blatte è sotto. Vedete dove partono le antenne, che c'è una sorta di ah. rigonfiamento? Quella è la testolina. È posizionata sotto esatto. a quella parte che si chiama pronoto. Questo perché comunque sono animali che vivono solitamente negli anfratti o comunque certo. sul substrato e l'importante è loro che riescano a percepire ciò che c'è davanti a loro. Quelle due protuberanze, diciamo, che, che hai notato prima, sono due sporgenze corne eh, fatte di chitina, come l'esoscheletro di tutti gli insetti, eh, utili ai maschi per lottare tra di loro. Infatti queste, queste particolari blatte combattono tra di loro incornandosi, anche se in realtà non si fanno non nulla si perché sono molto. corazzatissime, <ride> sono durissime. Ora vedo la testa, è vero, sì, si nota che, che è sotto, come dicevi tu. Sì, sì, è proprio tu. posizionata sotto. Per quanto riguarda il terrario, loro tra l'altro sono vegetariani, giusto? Sì, in realtà mangiano un po' di tutto, però generalmente si nutrono con verdure e frutta. Ok, e terrario come va allestito? Allora, io ho portato due, queste due particolari specie di latte per un motivo preciso ovvero che ci sono due tipi di allestimento che si possono adottare con l'allevamento delle blatte. In base alla specie si può utilizzare un substrato, ovvero fibra di cocco, sempre lo stesso, oppure non utilizzarlo affatto, eh, in quanto la specie non lo richiede, non, non è fondamentale per la sua sopravvivenza e l'assenza di questo substrato garantisce una maggiore pulizia, una umidità minore, eh, come per esempio la blatta che stiamo vedendo adesso può essere allevata e io la levo anche senza il substrato, Mentre l'altra specie necessita di substrato per forza per sopravvivere. Eh, come allestimento della, della vasca si possono utilizzare o delle foglie secche, eh, dei pezzi di sughero, dei tronchi, delle rocce, oppure nel caso delle specie che non necessitano di substrato si può utilizzare del cartone. Eh, solitamente si utilizzano i cartoni delle uova perché proprio il materiale di cui sono fatti e la forma garantiscono sia un ottimo nascondiglio per le blatte appena nate. E Proprio il materiale è adorato da questi animali e tendono a starci sopra. Così. Sono troppo belli. Sì, sono un po' particolari, però sono molto belli. E perché belle. tu sei così affascinato da loro? Sinceramente non lo so, però studiando la biologia di tutti questi tipi di insetti che ho portato, la migliore secondo me è quella delle blatte. Ma poi anche esteticamente a me piacciono tantissimo. Ok. Allora adesso pian piano te la ridò perché sì. non voglio come prima anche se davvero è bellissimo tenerli. Hanno anche nonostante abbiano delle zampette hanno anche una bella presa, cioè la senti quando Sì, 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 quando, assolutamente. Senza far male, eh, Assolutamente no, però comunque senti l'animale sulla pelle. Ci sono specie in grado di scalare anche le, le pareti lisce, come per esempio le pareti di questo box, perché oltre agli uncini classici di tutti gli insetti hanno anche delle piccole ventose e qui si attaccano loro scalano. in questo caso sì. loro sì mentre le altre no. no allora le altre non le apriamo perché sono un po più sono, corrono <ride> eh. veloci eh, però dai parlaci di loro allora questa specie qua come ho detto prima proviene da, dalla zona di panama diciamo eh, si chiama archimandrita tessellata viene comunemente chiamata eh, blatta gigante foglia secca questo perché il suo aspetto ricorda un po' quello di una foglia secca in realtà questo aspetto particolare è dato dalle ali che ricoprono l'intero addome. Se noi dovessimo vedere questa blatta durante la planata, perché pur avendo delle ali molto molto grandi non sono in grado di volare, ma sono in grado di planare. Se dovessimo guardarla attentamente mentre plana, si noterebbe che l'addome non è di colore di una foglia, è diciamo nero e giallo. E quindi questo, questo mimetismo è dato dalle ali che coprono tutto e dal pronoto che è la parte praticamente sopra la testa. Terrario, come dicevi, loro hanno bisogno eh, di questo substrato, giusto? E vegetariane? Sì, allora le blatte sono degli animali che nu si nutrono praticamente di qualsiasi cosa, cioè okay. sia frutta che verdura che croccantini del cane, cibo per pesci, un po' di tutto. Diciamo che per mantenere al meglio in cattività questi animali, più è varia la dieta e meglio è. Ehm, è necessario comunque fornire una parte proteica, quindi tramite i croccantini del cane o del gatto, perché eh, ne necessitano proprio per sopravvivere. In particolare ci sono specie che eh, non si nutrono di nient'altro se non di legno, di foglie, e, quindi è consigliabile inserirle in qualsiasi caso, e in particolare la specie Archimandrita Tessellata mangia sia legno che foglie, che verdura, che frutta, cioè mangia tutto. Ecco, per quanto riguarda loro sono nate sempre da te? Sì, 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 assolutamente. Tutti gli animali che vediamo qui oggi sono nati da te. O da, nati da me, o comunque acquistati in corso di allevamento per riprodurli in futuro. Ok. Riproduzione loro è difficile o fattibile, in cazzo? Fattibilissima, infatti sono, sono blatte, cioè, insomma, eh, sono animali che si riproducono in maniera grandissima. È sempre il discorso in base al tipo di specie, si riproducono di più o di meno. Eh, la riproduzione in questo caso avviene per via sessuata, quindi maschio e femmina con fecondazione. Eh, esistono blatte in grado di partorire praticamente i piccoli vivi, e si chiamano false o ovovivipare, in quanto producono sì delle uova, le tengono all'interno di una sorta di astuccio chiamato teca, che è la stessa cosa che fanno le mantidi tra l'altro, e eh, questo astuccio viene mantenuto all'interno dell'addome della femmina, e al momento della schiusa vengono rilasciate le, le blattine piccoline già vive. Altre specie invece eh, rilasciano proprio questo deca nell'ambiente e la lasciano lì a schiudere da sola. Assolutamente. Eh, età: prima non te l'ho chiesta, abbiamo parlato prima dell'età dell'insetto stecco che può vivere circa uno o due anni, giusto? Sì, sì, sì. Per uno, quanto due riguarda gli altri, anche gli altri due, insetto foglie e l'altro insetto foglia? Sì, stecco. è una media diciamo okay. per tutte le varie specie. Mentre no, le blatte vivono un pochino di più. Diciamo, la, quella lì marrone, con le ali, vive circa va, forse due anni e mezzo, mentre quella lì è in grado di vivere fino a cinque anni. Ok, poi cosa, cosa ci vuoi far vedere? Allora, Partiamo da chi c'è lì in alto. Questo è l'ultimo è... insetto di oggi, in quanto gli altri non sono insetti, dopo vi spiego anche il perché. Questo qui è un insetto un pochino più magari affascinante per qualcuno, e si tratta di un coleottero. In particolare è un coleottero appartenente alla famiglia, tra virgolette, ehm, degli scarabei rinoceronti, dei dinastini. Eh, a contrario di tutti gli altri insetti che abbiamo visto fino adesso, esattamente come le farfalle, i coleotteri hanno un ciclo di vita completo, ovvero nascono da, da un uovo sotto forma di larva. Questa larva eh, passa l'intero ciclo di vita a nutrirsi di continuo in modo da accumulare energie. Questa larva, una volta che raggiunge eh, il punto preciso per potersi trasformare, eh, in alcune specie costruisce un bozzolo e poi diventa una crisalide al suo interno. In questa particolare specie invece costruisce solamente una celletta, tra virgolette, eh, diventa crisalide e poi diventa adulto. Questa qua è la forma adulta. Ehm, qua. qua nel senso la testa dov'è? Allora, il corno inferiore. Ti aiuto, ti tengo questo. Ok, grazie. Il corno inferiore è la parte fa parte della testa e anche dove ci sono attaccate le antennine, non so se si vede bene. Comunque la testa è sempre rivolta più o meno verso il basso. Ok. In questo caso che sta facendo questo movimento di aprire e chiudere? Ah, semplicemente perché prima stava mangiando la banana adesso la sta cercando. Sì, <ride> sì, <ride> sì. Ok. Sì. Una caratteristica dei coleotteri è che sono dei riciclatori assurdi, veramente mangiano le larve e si nutrono principalmente di materiale vegetale in decomposizione, quindi legno marcio, foglie marce, e in alcune specie anche, non lo so, le, le bucce del, della frutta. Eh... Ma quindi questo corno che si muove sotto è la testa praticamente? Esatto, è la testa. Ha praticamente una sorta di corno, diciamo un naso, che è il corno cefalico, ovvero della testa. E mentre l'altro corno è da sul torace dell'insetto, infatti si chiama corno toracico. Ma in natura mh, questa forma comunque che sembra combaciare, esatto, ha un significato? Le utilizzano per lottare, semplicemente prendono lottano, certo. si tirano un po' di cornate, poi prendono l'avversario, lo sollevano e lo scaraventano via. <ride> sì, sono proprio dei guerrieri veri e propri. Innocui anche questi, Totalmente ricordiamolo, sì, che sì, non sì. hanno... Teca in questo caso? Allora, l'allevamento di coleotteri è un attimino più complicato, sì. in quanto essendo appunto degli insetti con un ciclo diverso da tutti gli altri, hanno bisogno di diverse, diverse caratteristiche in base allo stadio di vita. La larva, come abbiamo detto prima, si nutre di residui organici vegetali e quindi va tenuta in un, in un box anche grande così, però completamente pieno di substrato composto da questi residui vegetali. La larva continuerà a mangiare questo substrato. Fino a diventare un adulto. Eh, L'adulto viene tenuto sempre su questo tipo di substrato, ma eh, deve esserci una parte vuota, diciamo, in quanto loro a volte volano e hanno bisogno comunque di camminare. Eh, unica differenza più che altro è che si nutrono di frutta o acqua e zucchero. E basta. Per quanto riguarda l'acqua va sempre vaporizzata o la prendono dalla, da quello che mangiano? Sì, eh, più che altro sì, eh, l'umidità che conta, non, non, non è che bevono, loro nutrendosi di frutta assimilano certo. comunque il liquido necessario, mentre per l'umidità del substrato è necessario alle larve per assimilare l'acqua giustamente. Assolutamente, volevo farti un'altra domanda ma mi è uscita, va bene dai, direi che abbiamo... Detto quasi tutto, ecco, loro devono vivere da soli? In coppia? Allora, eh, i maschi di alcune specie lottano, come abbiamo detto prima, okay. quindi sarebbe meglio sempre non farli convivere. Ok. Maschio e femmina generalmente possono convivere, ma ci sono altri tipi di specie che sono aggressivi sia con i maschi che con le femmine. Quindi solitamente quindi... il maschio si tiene singolo e magari le femmine insieme. Eh, si fanno accoppiare e poi si, si riseparano. Età di età media? È una cosa un po' brutta da dire, ma vivono veramente poco. Lo stadio larvale in alcune specie può durare anche cinque anni, in cui rimane questa larva per cinque anni, poi diventa adulto e vive 4-5 mesi. Ah, quindi diciamo la loro vita è più. Allo stadio di larva, esatto. sì, 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 perché comunque il loro ruolo in natura è quello di eh, smaltire le sostanze di rifiuto e l'adulto serve solo a riprodursi per generare nuove larve. Ho capito. Allora ti ridò. E per ultimi dicevi, non sono insetti, giusto? Non sono insetti, questi sono dei mille piedi. Enormi. Sì, questa è la specie più grande del mondo, anche se questi esemplari non sono alla loro taglia massima, diciamo. Ecco, esatto. Magari se ne vuoi prendere uno in mano, così sì. si vede la dimensione che... Sì, sì, allora, questo sarà lungo circa 20 cm. Ma Perché se qualcuno se lo trova in casa sviene. Possono diventare anche più grandi. Che belli. Allora, loro eh, non sono eh, velenosi, però possono rilasciare queste piccole sostanze come difesa, giusto? Esattamente. Quando un predatore attacca questo tipo di animali, loro se come... Vuoi, se vuoi sederti e portartelo pure lì, fai pure. Loro come arma di difesa sono in grado di generare una sorta di sostanza maleodorante e in un certo senso tossica, eh, per scoraggiare l'eventuale predatore. Questa sostanza non è realmente pericolosa, ma in grosse quantità può diciamo, dare fastidio, ma comunque sono animali tranquillissimi, come vedete lo, lo prendo in mano senza problemi, non, non succede nulla. Come mai hai deciso di portarli oggi? Allora, ho deciso di portarli perché spesso mi vengono fatte delle domande sì. riguardanti mille piedi dicendo che sono insetti. In realtà eh, diciamo c'è una regola base, tra virgolette, senza andare troppo nello specifico, per riconoscere se uno di questi animali, ovvero un artropode, un invertebrato, è un insetto oppure no. Gli insetti hanno solo sei zampe e hanno il corpo diviso in tre segmenti. Semplicissimo. Mentre mille piedi, come vedete, è tutto costernato da queste sorte di righe. E le zampe non sono sei. E le zampe non sono sei, <ride> assolutamente no. Eh, ogni singola riga diciamo che vedete sul suo corpo costituisce un segmento e per ogni segmento ha due paia di zampe. Okay. Quindi e... contando i segmenti si possono anche capire questi. Allora, zampe viene ha. chiamato mille piedi, perché immagino che il numero di zampe sia elevato, però mh, cioè adesso non ti chiedo quante zampe ha, ma non ne ha mille, immagino. Eh, allora, sinceramente non lo so, ma non credo, mille sono veramente tante. Eh, non saprei dirti in realtà quante sono, però vengono chiamati mille piedi, uh -huh. appunto perché hanno tante zampe, e a differenza dei centopiedi hanno due paia di zampe, mentre i centopiedi ne hanno una sola per segmento. A differenza semplice. Loro sono già adulti, non sono ancora adulti, dicevi. Allora, quello lì che ho lasciato dentro la vasca non è adulto, okay. eh, mentre questo è già adulto, però sono in grado di crescere ancora, ci sono okay. esemplari che raggiungono dimensioni molto più elevate. Che età hanno, tanto per, per capire? Allora, quello lì ha circa due anni. Okay. Mentre questo qui penso ne abbia 5 perché l'ho acquistato già così. Ok, e quanto mm, possono vivere loro? Questi qua vivono sugli 8-9 anni. Ah, sono sì, sì, sono abbastanza longevi. longevi. Sì, sì. Allora, per quanto riguarda invece la teca, l'alimentazione? Allora, alimentazione sono animali esattamente come le blatte o come le larve di coleottero sono degli animali che si nutrono un po' di tutto, sono degli spazzini, diciamo. Infatti io sono molto legato a questa filosofia del riciclare qualsiasi cosa e gli insetti corrispondono, diciamo, a questa filosofia, quindi molto molto bello. Si nutrono di legno marcio, foglie marce, frutta, verdura, cibo per cani, cibo per gatti, c'è cioè un po' di tutto in realtà. Se uno di questi animali dovesse star male cioè, credo che un veterinario comune non possa aiutare. Eh no, purtroppo i veterinari non ce ne sono, anche perché una malattia in questo tipo di animale può essere letale di solito porta sempre alla morte, ma in brevissimo tempo, non c'è neanche, diciamo, il tempo per curarli. Ho capito, ma di solito la malattia proviene da una cattiva gestione? Cattiva gestione oppure l'inserimento di questo tipo di materiale vegetale in decomposizione che non viene opportunamente sterilizzato o comunque viene prelevato, non lo so, in posti in cui ci sono. Contaminazioni da pesticidi, insetticidi, ecco, quindi magari chimiche. anche quando si va in natura a prendere la loro alimentazione bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti, sì, assolutamente. Va bene. Allora, adesso eh, vi lascio a una delle nostre rubriche che è L'Istruttore. Risponde insieme a Simona. Allora, bentornati qui con noi, siamo alla terza e ultima parte di Cani e Gatti e compagnia. Come sapete durante la puntata abbiamo parlato di insetti, ma qui in mano a me eh, non c'è un insetto, ma c'è un mille piedi. E prima proprio Luca, la grassa, che è un allevatore amatoriale che è qui in studio con noi, ci ha proprio spiegato che loro non sono insetti. Però durante la pubblicità io l'ho preso in mano e mi sono accorta di questi piccoli insettini. Che li camminavano sul corpo. Quindi ti lascio spiegare per capire cosa sono. Allora, quelli che, che si possono vedere, diciamo vicino alle zampe del, del mille piedi, sono degli acari. Eh, non sono parassiti dell'animale. In realtà sono delle, degli organismi commensali che vivono appunto sulle zampe dell'animale e mh, puliscono praticamente da tutti i residui organici presenti all'interno delle zampe e in cambio ottengono della protezione dal millepiedi sono organismi in cui sia l'acaro sia, sia che il mille piedi ottengono dei, dei vantaggi a vivere insieme. Eh, gli acari sono degli, degli aracnidi, quindi come per esempio possono essere i ragni, e praticamente vivono per l'intera vita del mille piedi eh, sopra di lui. Fantastico, dovreste provare la sensazione di averlo su una mano, è una cosa stranissima. Troppo belli. Va bene, Luca, adesso invece ci guardiamo insieme un'altra rubrica eh, insieme al comandante Taglietti. Tutti in riga. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Cani e Gatti e compagnia. Saluto e ringrazio veramente tantissimo il mio ospite eh, Luca Lagrassa perché è stato, oltre a portarci degli animali splendidi in trasmissione, ce ne ha parlato in modo semplicissimo, comprensibile per tutti, in modo davvero molto molto interessante io davvero ti voglio avere ancora qui in trasmissione ci porterai i, i tuoi animali chi allevi perché siamo davvero molto molto curiosi vi ricordo anche che è possibile rivedere le nostre puntate sulla nostra pagina di youtube che è telecolor green team e se volete rimanere sempre aggiornati sulle notizie di animali e ambiente potete seguire il nostro sito telecolor.net e potete anche contribuire, supportarci in modo concreto nel nostro lavoro. Quindi guardate pure la nostra pagina telecolor.net, il nostro sito web e capirete il modo. Vi ringrazio e buon proseguimento, arrivederci. Grazie Luca. Grazie a te.